Do adesso la parola al senatore Bagnato. Grazie Fabio. Ci vediamo qui a distanza di quanto dall'incontro precedente? A distanza di quasi un anno dall'incontro precedente in cui Fabio mi invitò e io partecipai. Alcune differenze sono state messe in evidenza dal professor Arrighi e dal professor Intrieri e purtroppo non sono positive, cioè la situazione della vostra azienda è peggiorata. Poi c'è un'altra cosa che probabilmente non si noterebbe a distanza ed è qui. L'ultima volta che mi avete visto ero un intellettuale di sinistra e adesso sono un senatore della Lega. Voi direte, questo dettaglio biografico che cosa c'entra con i fatti nostri? Noi abbiamo dei problemi seri, vienici a parlare dei nostri problemi, non ci parlare delle tue scelte che fondamentalmente frega niente. D'accordo, allora cerco di spiegarvi cosa c'entra questa mia scelta con i vostri problemi. Siamo partiti dalla constatazione di Fabio che voi avete avuto contro tutta la stampa e avete avuto un grosso problema nello smontare le menzogne della stampa. E siamo anche partiti dalla constatazione che in una situazione di gestione aziendale piuttosto complessa, che ovviamente vi dirò in parte esula dalle mie competenze, io sono un macroeconomista, quindi parafrasando James Bond potrei dire che non mi intendo di aerei, mi intendo un po' di Italia, d'accordo? Qualcuno si ricorderà la frase originale, quindi non vengo qui a fare l'esperto specifico del vostro settore aziendale. Grazie al professor Intrieri riesco ad apprezzare la complessità di questa gestione, grazie all'amicizia con alcuni vostri colleghi sono al corrente di alcuni snodi che hanno determinato criticità che sono in parte stati riassunti dall'esposizione storica, ma insomma in questa complessità, questa situazione complessa per chi l'ha gestita ha avuto una soluzione semplice: tagliare le vostre retribuzioni, tagliare i vostri organici. Ora vorrei farvi notare una cosa, intanto voi siete vittime di questa situazione e chiaramente cercate di difendervi e io diciamo ero con voi prima, vorrei riuscire, non so con quanta efficacia, vorrei riuscire ad esserci adesso, ma forse una cosa che vi può aiutare è questa, che quello che voi vedete come un episodio esistenziale particolarmente doloroso in realtà è una caratteristica di sistema. Voi siete immersi in un sistema dove il salario del lavoratore è la valvola di sfogo. Questo sistema è l'Eurozona. Questa cosa nel 2011 la dicevo solo io, a maggio 2017 perfino De Grauwe, voi non potete sapere chi è, ma insomma diciamo sta all'economia europea come non so, Wright sta alla storia dell'aviazione, ecco, l'inventore non dell'aeroplano ma dell'economia di integrazione europea, l'ha scritto palesemente sul Sole 24 Ore. Quindi voi siete il vostro problema specifico che dovete risolvere, che io vorrei aiutarvi a risolvere, e poi siete un pezzo di un problema complessivo. Non perdete di vista il problema complessivo. Il problema complessivo si chiama Unione Europea. Questo dovete saperlo. Però vedete, qui c'è un problema fondamentale. Voi non potete comporre la soluzione con i pezzi del problema. E mi riferisco in questo senso alla soluzione politica. Allora, io ho deciso di entrare in Lega il 18 gennaio, peraltro non ci sono entrato perché non sono tesserato, ho deciso di schierarmi con un partito conservatore, mettiamola così, il 18 gennaio, e questa cosa è stata annunciata il 23 gennaio. In tutta la lunga storia che c'è stata raccontata c'è anche il problema che si è deciso di spingere su Malpensa nello stesso momento in cui si decideva di disinvestire dal lungo raggio con una scelta abbastanza strana. Suppongo che questa possa avere avuto delle dinamiche legate al partito al quale adesso appartengo, non voglio sottrarmi, sono entrato sotto una bandiera, a questo punto siccome sono un soldato la difendo, voglio dire, possiamo parlare di tutto il passato che volete, posso prendermi tutte le responsabilità non mie di un percorso che non mi appartiene ma al quale ho deciso io di appartenere, non c'è problema. Se noi guardiamo avanti,
quello che vediamo è che siamo immersi in un sistema che è stato voluto forse da tutti i partiti italiani, ma da qualcuno un po' di più, e che qualcuno continua a difendere e rispetto al quale qualcun altro ha una posizione ambigua ma sostanzialmente conservatrice. Qui c'è un primo punto sul quale mi permetto di richiamare la vostra attenzione. Peraltro, se uno si guarda la storia di Malpensa, vede che Malpensa era inserito in uno di quei meravigliosi piani europei e doveva essere un hub tal dei tali, vede i decreti firmati da Burlando, da Prodi, da D'Alema, che sono, diciamo, non li ho mai visti a Pontida peraltro, ma insomma questo è un altro discorso. Lasciamo quindi queste polemiche di carattere politico. Vede, perché venendo qua, no, io ho visto che erano coinvolti tanti amici, tranne uno, che non nomino perché devo dire quello che mi ha detto, e mi ha detto, beh, certo che quella posizione è politicamente è difficilmente difendibile. Quale? Questa. Perché? Perché, dunque, noi siamo l'Italia, d'accordo? E da italiani, quando accendiamo la televisione, 2 volte su 10 c'è qualcuno che dice no, perché noi siamo un grande paese, perché il turismo è il nostro petrolio, perché qua, perché là. Allora, se il turismo è il nostro petrolio, gli aerei sono i pozzi, è abbastanza chiaro che venderli a, diciamo, imprenditori esteri non è la cosa più razionale da fare. Ma c'è un punto fondamentale, non è neanche politico, è un punto culturale sul quale vorrei attirare la vostra attenzione, perché in questa trappola culturale ci cadiamo tutti, e il problema è che in Italia viene demonizzato l'interesse nazionale. Voi siete vittime di una cultura dell'odio verso l'Italia. Se voi vi chiamaste parallela, visto che Meridiana già è stato occupato, se voi vi chiamaste Ala Azzurra, se voi vi chiamaste Peter Pan, come potreste giustamente chiamarvi, avreste già un problema in meno, e quel problema è il brand Italia. Perché c'è una parte del paese, che è quella che ha deciso che aveva vinto una guerra che tutto il paese aveva perso, che ha anche deciso che parlare di interesse nazionale è fascismo, e che quindi per questo, con questo, si è autoassolta da qualsiasi fallimento proprio nel difendere questo interesse. E questo è un problema serio. E c'è un'altra parte del paese che ha, diciamo così, elevato spreco e corruzione a categorie politiche, quando nella migliore delle ipotesi sono categorie aziendalistiche, perché nessuno, nessun professore Arrigo, nessun professore Intrieri verrebbe a dire che sprecare è bello. Peraltro notate la slealtà dialettica, che è sempre in civiltà politica, di porre il termine in modo come ti piace sprecare, chi direbbe di sì? Ovviamente tutti dicono no, e allora la risposta però a questo no non può essere Cottarelli, no? Ci siamo? Perché la differenza uno spreco può essere magari spendere di più per spendere meglio, vedi il problema dell'outsourcing fatto per risparmiare e che poi fa spendere di più. Quest'altro bubbone, quest'altro tumore del pensiero politico italiano, come è saltato fuori? Questa cosa, la corruzione, la casta. Noi abbiamo 2 piccoli problemi da risolvere. Allora, il primo tumore, quello secondo cui l'interesse nazionale è fascismo, è stato inciso dal chirurgo, che è l'elettore, che col voto del 4 marzo ha ablato una parte di questa roba. Ora ci vorrà un po' di chemio e poi non ci sarà più, perché il suo destino non esserci più. Perché? Perché un fesso di passaggio nell'agosto del 2011 aveva scritto sul manifesto: continuate con le belle politiche europee, le politiche di destra nel lungo periodo avvantaggiano solo la destra. 7 anni dopo averlo scritto, si è candidato a destra e sono io. Scusami, che devo fare? Me devo candidare con Liberi Uguali per fare la fine d'Alfredo? Non è il caso, no? Benissimo. Ora c'è un altro problema, cioè bisogna recuperare il senso dell'interesse nazionale. Se voi recuperate quello, tutto il resto diventa una strada in discesa. Il problema è che quella cosa lì è estremamente difficile da recuperare, perché ognuno di noi è convinto, quando qualcosa non va, che perché noi italiani, perché quelli magnano, perché si sono magnati tutto, perché si sono magnati al motore, perché si sono magnati le ali, perché dovremmo un attimo uscire da questo tipo di analisi, ci farebbe molto bene. E poi c'è il ruolo della stampa, perché noi non abbiamo solo una classe politica che ha, come dire, aggredito il paese per giustificare il fatto di non riuscire a difenderlo nelle sedi internazionali.
Guardate che noi abbiamo avuto un Presidente del Consiglio che è stato in grado di dire che quello che lui aveva fatto, lo aveva fatto non perché riteneva che fosse interesse dell'Italia, ma dell'Europa. Ora in Europa, salvo prova contraria, voi siete in una posizione migliore di altri per rendervene conto, in Europa ci sta Lufthansa, Air France, KLM, BA, cioè ci sono i nostri concorrenti. Scusate, ma quale imprenditore entrerebbe nel consiglio di amministrazione a dire ho fatto questo perché pensavo che fosse nell'interesse dei miei concorrenti? Cioè, scusate, il professor Arrigo sorride, ma questo è quello che è successo politicamente. Noi abbiamo avuto la parte, diciamo, ablata dagli elettori, non ancora completamente, che è stata ablata perché qualcuno si è fatto due conti. Ma questo è solo un pezzo del problema, purtroppo. L'altro pezzo del problema è che diventa estremamente difficile difendere certe soluzioni per un motivo molto semplice, perché voi avete la stampa contro. E la stampa ce l'avete contro perché sta con quelli che fanno gli interessi dell'Europa, cioè appunto i vostri concorrenti. E ce l'avete anche contro perché il raccontino la tasca ricca si sono magnati tutto, il dipendente costa troppo, l'amministratore corrotto, funziona benissimo perché lo capiscono tutti. Già a leggere un bilancio, io questa mattina per colazione mi sono letto le slide del professor Arrigo e fino a lì, già se avesse fatto delle slide del professor Intrieri probabilmente sarei, cioè avrei così giaciuto inerte, perché naturalmente la complessità della lettura di un bilancio è qualcosa. Avete di fronte una stampa che accusa di populismo noi e alcuni qui degli astanti, ma che è lei la prima a essere populista perché veicola questi messaggi semplici. E ma contro... gli editori non sono i giornalisti, ha sbagliato il tempo. Beh, guardi, il problema è che le linee editoriali esistono, dopodiché uno deve decidere cosa fare. E la valutazione, io ho parlato della stampa, non ho parlato dei giornalisti. La stampa è fatta di editori e di giornalisti. Dopodiché io le posso dire una cosa, io ero sotto concorso da associato e per non sbagliare ho mandato a quell'altro paese Giavazzi, Alesina, Tabellini, ecco, cioè ci vuole anche un po' di schiena dritta e adesso sto in Senato. Se qualcuno degli astanti ha problemi con la linea editoriale del suo giornale può anche fare qualcosa, d'accordo? Perfetto, bravissimo. Ah, però allora denunciamola questa cosa. Il problema esiste, io non sto dando responsabilità, sto indicando l'esistenza di un problema e questo è un problema molto grosso, perché allora lei la prende sul personale e secondo me non è questo il modo corretto di prenderlo, perché noi dobbiamo interrogarci su un'altra riforma importante, cioè su come riformare l'assetto dell'editoria perché consenta l'affermarsi di voci indipendenti, cosa che in questo momento è assolutamente fuori. E quello che anzi viene fatto, e lo vedete a livello di, diciamo, persone che sono state accantonate dagli elettori, è fare battaglie contro la libera informazione in rete, derubricandole a bufale e stabilendo norme censorie che sinceramente non lasciano presagire nulla di buono. Anche affermare controverità, che poi sono controverità, sono verità fattuali, come quelle espresse dal professor Arrigo o dal professor Intrieri, non è così semplice e se non ci fosse internet sarebbe tecnicamente impossibile. Questa è un'altra cosa sulla quale vi volevo far riflettere. Per tutto il resto, sugli aerei, i pezzi, quanto costano, quanto mica costano, che sono gli altri, ho ascoltato e continuo ad ascoltare con molto interesse. Ma questi due punti culturali, cioè la rivalorizzazione dell'interesse nazionale, nel vostro interesse, visto che volete essere un vettore nazionale, e ripensare il ruolo dei mezzi di informazione, su questi due punti che vi sembrano un po' astratti, vi pregherei di assisterci in una riflessione che dovrà necessariamente diventare concreta. Grazie.